Buonasera e benvenuti a un'altra puntata di Nero su Bianco presentato dalla Fonderia delle Idee, qui dalla Casa dell'Energia di Arezzo. Tra poco parleremo di eh, disagio giovanile anche partendo da alcuni episodi di cronaca presenteremo tra poco i nostri ospiti che già vedete ma vedete anche che c'è Fabio Mori direttore della casa dell'energia abbiamo cambiato leggermente il location ma non perché ci eravamo stancati di quella che avevamo prima ma perché nel frattempo è stata inaugurata questa mostra sulla grande guerra sì infatti il 4 di novembre è stata inaugurata questa mostra per il centenario del, del primo grande conflitto mondiale, una mostra tra l'altro che è bellissima, come potrete anche ammirarla fino al 4 di dicembre, una mostra piena di cimeli, una mostra che è stata sviluppata da collezioni private in collaborazione con l'associazione Il Baluardo e Save the Memory Arezzo Ollus, quindi vedrete collezioni veramente preziose. Ci sono stati tanti fruitori che hanno portato poi anche i loro cimeli personali, quindi sta andando veramente bene. Il rapporto con le scuole è iniziato, l'assessore Tanti ha mandato la comunicazione perché diciamo, siano presenti nelle, nelle mattine che seguiranno varie scolaresche che potranno in questo modo approfondire le tematiche sulla Grande Guerra. Devo dire, insomma, continua il filone didattico, no? continua la lente di ingrandimento sulla matrice giovanile che ovviamente qui a Casa dell'Energia è un po' la cosa più importante in questo momento. La scorsa puntata abbiamo visto come la Fondazione Verso stia lavorando in maniera veramente mirabile sul, sui giovani, sulla didattica. E anche diciamo, tutti i problemi legati al rapporto tra le nuove generazioni e il complesso sociale, la complessità sociale che oggi viviamo. Insomma, non è semplice, le nuove generazioni non si mescolano sempre in maniera corretta, magari anche alla nostra attualità, e poi vedremo anche oggi perché queste sono le tematiche cardine. Io, eh, oggi c'è stato l'incontro con Giuseppe Derita il famoso sociologo che poi ha fondato anche il Censis, che è un po' una memoria vivente, una memoria storica dei cambiamenti culturali e sociali che caratterizzano i nostri tempi, è stato molto fruito ed era l'ultimo incontro di esistenze fragili sviluppato con la Biblioteca di Arezzo. Ci sono stati, appunto, ricordo, Galimberti, Crepé e adesso De Derita, insomma. Non male, non male. Dei bei personaggi, insomma. Grazie, grazie a Fabio grazie. Moghi e allora andiamo a iniziare la puntata partendo dalla scheda. Oggi si chiama genericamente disagio giovanile, ma dietro a questa definizione c'è un mondo in continua evoluzione, i nostri ragazzi, che non possono crescere senza essere influenzati da ciò che il mondo esterno gli offre. Lo smartphone, prima di tutto, vero e proprio prolungamento degli arti superiori di tutti noi, è diventato per gli adolescenti del terzo millennio ormai una componente imprescindibile della loro vita. Senza lo smartphone, ad esempio, non saprebbero nemmeno quali compiti eseguire per il giorno dopo a scuola, perché ormai l'unico baluardo della scrittura manuale sono rimaste le scuole elementari. Dalle scuole medie in poi tutto finisce in quella scatolina magica. I ragazzi degli anni 80, degli anni 90 e così via hanno sì visto il mondo cambiare intorno a loro, ma i ragazzi di oggi vivono il cambiamento più importante e più dannoso: il modo di comunicare tra loro. Non ci si incontra più, ci sono i social network, non si esprimono più le emozioni, per questo ci sono le emoji, non si esce più di casa a tirare un calcio al pallone per divertirsi, basta una console e un telecomando in mano. La parola connessione tanto utilizzata e che esprime più di altre il cambiamento dei nostri tempi è al tempo stesso la più grande delle menzogne. Il modo di agire c'è e il tempo a disposizione dei grandi per poterlo fare è scaduto da un po'. E allora eccoci qua alla casa dell'energia, abbiamo visto alcuni, un tema, eh, l'iperconnessione, la dipendenza, una delle nuove dipendenze, quella appunto da smartphone o tablet, o comunque dalla tecnologia, io saluto il dottor Marco Becattini, direttore del Serro di Arezzo, benvenuto. Poi sì. c'è un'associazione che è davvero molto impegnata nelle tematiche giovanili e futuro retino, saluto allora Floriana Croce, buonasera. E poi la dottoressa Edi Marrucchi, psicoterapeuta, sì. presidente anche, vediamo se mi ricordo, del Giro del Mondo Intorno al Sogno. Giro Tondo. Giro Tondo, Giro Tondo sì. Intorno al Sogno. E poi David Faltoni Buonasera che ci aiuterà, anche se abbiamo già visto, aiuterà, ci aiuterà a eh, così tocca te mettere, a, sì, tocca, tocca a, te, eh, sì. a eh, ecco entrare meglio in alcuni argomenti. Allora eh, vado subito dal dottor eh, Beccattini. Eh, partiamo proprio da queste dipendenze nuove, dalla tecnologia. Eh, ci sono casi ecco, frequenti che vi si presentano? La, la domanda da parte dei giovanissimi è cresciuta negli ultimi tre semestri e la domanda è anche di dipendenza da tecnologia, eh, direi ancora piuttosto infrequente. Certamente non è soltanto dei giovanissimi la tendenza a isolarsi e eh, a comunicare attraverso il, le modalità digitali. E anche dei meno giovani della seconda e terza decade di vita, ma è anche molto dei loro genitori. Direi che bisogna però distinguere da quello che è un uso eh, importante, insistito, e una vera e propria dipendenza, che si caratterizza quando c'è una perdita del controllo del tempo, c'è una perdita di interesse per altre attività, c'è di fatto una polarizzazione eh, nell'austare nella rete e una svalutazione di tutto il resto delle attività vitali. Il sonno, la frequenza scolastica, l'attività sportiva, eh, anche l'alimentazione vengono contratte in queste forme, per questo piuttosto rare, ma comunque presenti anche nel nostro territorio, di dipendenza. Futuro Arretino ha diffuso il contenuto di una, di una lettera che eh, di è stata pubblicata dalla nazione, l'abbiamo ripresa anche noi in alcuni suoi contenuti: eh, una lettera di una ragazza di 16 anni sul problema alcol, su quanto sia diffuso sulla mancanza di controlli anche no? all'interno magari di eh, certi locali. E questa è una vera e propria piaga che abbiamo magari sotto gli occhi e che spesso viene, Floriana, diciamo, minimizzata, se non spesso neanche affrontata. Allora, io voglio chiarire subito sì. una cosa. Cioè, Futura ed io non vogliamo assolutamente fare la morale a nessuno e né dire a nessuno come devono lavorare. Le famiglie, le, non vogliamo entrare nell'educazione delle famiglie, nell'insegnamento scolastico, nel lavoro dell'amministrazione e nel lavoro dei gestori, dei locali, perché se tutti quanti lavoriamo insieme e remiamo ve la, verso la stessa direzione, secondo me possiamo fare tanto, perché siamo veramente già in netto ritardo. La piaga esiste ed è enorme e non possiamo più girarci dall'altra parte. Io penso questo. Allora, ripartiamo dal, da questo caso che si è verificato eh, qualche settimana fa di una ragazza di, di 15 anni eh, che aveva avuto questo grave episodio di alcolismo in pieno giorno, eh, in piena mattina. Ci hanno segnalato una persona, una quindicenne non cosciente, è stata inviata l'automedica e la BLSD della zona e hanno trovato una quindicenne con presentava litosi alcolica e probabilmente un'intossicazione quindi correlata alcolica. L'allarme è scattato pochi minuti prima delle 12 quando una ragazzina, una quindicenne, è stata a soccorsa dai sanitari della 118 in come etilico. La giovane è stata notata cacciata a terra in via Ricasoli nel cuore del centro storico aretino da un gruppo di ragazzi che hanno immediatamente chiamato il 118. È stata trasportata in pronto soccorso, cosciente ma fortemente obnubilata. Adesso si trova al sicuro, comunque in pronto soccorso, sedata e intubata. Una vicenda cui i contorni sono ancora tutti da chiarire. La polizia locale di Arezzo sta portando avanti le indagini per cercare di capire dove la ragazza abbia consumato gli alcolici. Una bottiglia di grappa è stata infatti trovata poco lontano dalla giovane, originaria del Casentino. Solamente una settimana fa ad Arezzo, gli agenti della polizia locale avevano chiuso un mini market in piazza Guido Monaco che vendeva alcolici e superalcolici a minorenni. Le indagini erano partite a seguito della notte di Halloween 2017 nella quale 20 ragazzi, di cui 8-13 anni, finirono al pronto soccorso in coma etilico. L'unica cosa che possiamo dire a questi ragazzi è di avere consapevolezza del fatto che abusando di alcolici rischiano moltissimo, o la cosa più preziosa che hanno, vale a dire la vita. E fondamentalmente eh, la rischiano per eh, l'uso di una sostanza che è comunque sia, sanno già che è dannosa e lesiva, non solo a breve termine ma anche a lungo termine per tutti gli altri organi del corpo umano. Dottore, sull'alcol eh, com'è la situazione? Eh, anche qui diciamo, è un comportamento che è aumentato? Avete questa sensazione? È aumentata la mh, tendenza alle ubriacature che sono la conseguenza di un binge drinking, cioè di assunzione di molte unità alcoliche in tempi molto ristretti. Sappiamo che Arezzo ha avuto negli ultimi anni dei record importanti, che sono quelli appunto delle intossicazioni alcoliche, specificatamente la notte di Halloween, che colpiscono i giovanissimi, che sono meno abituati a bere, quindi non hanno una capacità enzimatica di distruggere l'alcol, in particolare le ragazze che sono geneticamente meno preparate a maturare. Una competenza enzimatica e sono più piccole come peso corporeo, di conseguenza tendono a eh, assumere eh, quantità di alcol e a patirne dei livelli eh, ematici molto grandi. Certamente, eh, tra i giovani aretini, in particolare, c'è un atteggiamento favorevole riguardo il bere e riguardo anche l'ubriacatura, anche rispetto ai pari età. Proprio oggi è stato pubblicato da ARS, dell'Agenzia Regionale di Toscana. Lo sta, la, 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 un test che i giovani fanno in forma anonima eh, e che li interroga riverso, riguardo diversi profili di rischio. Nello scorso triennio Arezzo aveva, eh, riguardo la media toscana, un atteggiamento tra i ragazzi dei 14 anni e dei 19 anni molto più propenso a bere nella vita, nell'ultimo anno e negli ultimi 30 giorni, e anche più propenso appunto a eh, assumere in quantità elevata alcolici. Credo che questo debba innanzitutto interrogare insieme con i ragazzi chi eh, li porta a bere, e cioè noi come adulti, perché gli adulti aretini sono molto confidenti sulla eh, utilizzazione di alcol e credo che questi episodi debbano farci pensare come genitori di rivedere il nostro rapporto con l'alcol. Teresa Marucchi, è... Eh... Dipende ecco dal, diciamo dal, dal confronto, dall'esempio che danno i genitori. Abbiamo sentito insomma, questo caso, che sicuramente è un caso estremo di questa ragazza di 15 anni, che certamente qualche interrogativo no? anche sulla famiglia, su insomma, quelle che possono essere le ragioni che portano la ragazzina a essere no? in quello stato di mattina. Non si può prescindere quando si parla dei giovani anche di valutare il contesto in cui vivono no? e, e il fatto che eh, la società di oggi comunque ha un po' questo, ha sicuramente questo imperativo, quello di divertirsi, quello di andare oltre il limite, quello di avere eh, sempre qualcosa di nuovo. Sicuramente i ragazzi mettono anche in scena questo perché quello che noi ascoltiamo negli studi eh, quello che mi capita di ascoltare spesso con i ragazzi, è proprio che loro dicono che eh, fanno fatica poi a incontrare il limite, a tornare a casa. Loro dicono alla fine mh, nemmeno mi diverto tanto, io sono anche annoiato, vorrei tornare a casa, però mi ritrovo a dire rimango ancora cinque minuti, prendo l'ultima sigaretta, l'ultimo drink, e quasi come se ci fosse questa impossibilità di inserire un limite. Però eh, nella riflessione che facciamo ascoltando anche i genitori, le Famiglie. Questo accade proprio all'interno delle famiglie perché anche i genitori di bambini più piccoli spesso e volentieri fanno fatica a introdurre delle leggi, quindi a sostenere delle regole. E quello che noi ripetiamo spesso è che le regole sono estremamente importanti. Perché? Perché l'insieme delle regole non costituisce una legge. Mh, intesa come una legge simbolica interiorizzata, però le regole fanno sì che il ragazzo adolescente che di per sé tende a trasgredire, no? perché è un po' il compito anche degli adolescenti quello di andare un pochino oltre il limite per eh, verificare anche questo senso di libertà che, che in qualche modo li, li, li richiama, perché è l'adolescenza che eh, porta anche a questo. E, mh, nel momento in cui c'è questa piccola trasgressione, il ragazzo, comunque, si rende consapevole di avere fatto qualcosa che non avrebbe dovuto fare, e è proprio in questo movimento che in qualche modo può interiorizzare un senso di limite. Se non ci sono queste regole, il punto di trasgressione è impossibile da incontrare. Quindi quello che noi ascoltiamo spesso tra i giovani è che c'è proprio una difficoltà a poter, anche a livello proprio sociale, incontrare questo, questo punto in cui eh, ci si ferma e si dice adesso basta. E anche l'episodio del, della ragazzina, così come eh, la lettera dell'altra ragazza, eh, sembra proprio un appello dei giovani a questo, no? In qualche Modo di dire, eh, qualcuno mi fermi, perché noi quello che ascoltiamo negli studi è proprio questo appello che inizialmente è velato, ma poi si rivela no? eh, nella, nella propria forza. Che dicono insomma, qualcuno mi fermi, non riesco a fermarmi. Quindi, proprio la difficoltà di un controllo, se si vuole, anche di questi impulsi che spingono ad andare sempre un po' oltre. Riprendiamo dopo la pausa. Bentornati alla Casa dell'Energia, stiamo parlando di disagio giovanile. Eh, David, abbiamo eh, no, boh, concluso no? parlando del problema alcol. Che impressione hai anche di questo fenomeno come diffuso? Cos'è che lo facilita secondo te? Allora, quello che ha detto il dottore è sicuramente molto reale. Ecco, cioè, lui ha detto che spesso i genitori hanno un uso, un rapporto con l'alcol che evidentemente li pone in una condizione eh, di difficoltà eh, nell'educare i figli a non consumarlo, perché se, se vedono i genitori è così come il genitore che fuma e che dice al figlio di non fumare, eh, e mi sembra eh, evidentemente una contraddizione. Io non vedo, io onestamente per mia diciamo, fortuna o sfortuna, non lo so, è, è da quando sono adolescente che frequento i luoghi di divertimento, continuo a frequentarli, magari spesso ci sono anche giovani. Io non vedo una grossa differenza tra quando, tra quando avevo 18 anni io e i 18 anni attuali. Sotto questo profilo del divertimento, ma anche dello sballo, lo facevamo anche noi e mi ricordo che c'era preoccupazioni, c'erano trasmissioni, non c'erano i social, è evidente che se uno di noi si ubriacava e non si sapeva, nessuno lo veniva a sapere, oppure se facevamo queste bravate, e le facevamo, perché io quando facevo le scuole superiori, ma all'università, voglio dire, non è che... che ma la, quello che secondo me è molto più grave invece... Che noi, io uh, da adolescente potevo anche ubriacarmi, potevo fare tutto quello che era possibile fare, che si poteva fare tutto quello che si può fare oggi. Però per esempio mi informavo anche, compravo i quotidiani, mi, ero impegnato nella società civile, politica e oggi quello che io mi rendo conto. Parlando invece con gli adolescenti, non ce n'è uno che compra un giornale, non ce n'è uno che, le, che guarda un telegiornale. E quindi mi chiedo, cioè, questo vedo più il dramma: cioè, dove si informano questi ragazzi, come fanno a sapere eh, chi comanda, chi gestisce chi. Impegni anche il loro futuro, cosa sta facendo? Gli interessa o non gli interessa? Io, ecco, da questo lato qui vedo un grande disinteresse, ma non solo di quelli che possono essere quelli un pochino più agitati o quelli meno seguiti dalle famiglie che magari li vediamo più spesso in strada, li vediamo a fare bravate. Io credo che sia un fenomeno veramente diffusissimo. Mi capita anche quando sono. Mi chiamano a scuola, anche all'università, anche all i ragazzi all'università, non compra più un giornale nessuno e non guardano un telegiornale. Quindi vorrei capire come fanno a farsi un'idea del mondo che li circonda della loro società. Questo mi preoccupa più rispetto a tutto il resto. Poi con Floviana prima di iniziare no, parlavamo proprio dell'impegno anche dei giovani nella società e perché no anche in politica condivide questa quest analisi, diciamo. Secondo eh, me adesso, prima era un po' più eccezionale no, il fatto che le persone si sballassero, adesso è diventata una regola. Mm, sì, tutti abbiamo vissuto, abbiamo, ci siamo divertiti, però adesso mi sembra che intanto che inizi molto presto cioè la cosa si anticipa, l'età è anticipata agli 11 anni, 12 anni. Cioè, io sono dell'avviso che a 12 anni un ragazzino deve fare la vita a dodicenne. E poi noi eravamo molto più seguiti, credo, dai nostri genitori. Cioè, mh, non so se è una cosa mia personale, però c'erano delle regole precise. Poi tu le potevi anche trasgredire le regole. Però tu sapevi che stavi facendo qualcosa. C'era cioè dentro una boscina che ti diceva che stavi facendo qualcosa che non andava bene. E cioè, adesso vedo molta. Eh, non c'è più un limite, non, cioè, è diventato tutto normale. Io ne vedo tanti di ragazzini fuori. Ma non si diverto, cioè non so se quello è divertimento buttati per terra ubriachi, perché ubriachi a 13-14 anni ecco, non, non mi sembra sia che, che questa cosa ci fosse anche prima, sì magari c'era ma era il piccolo gruppo che magari aveva questo comportamento, ma in generale era un po' diversa la cosa. Non che fosse meglio o peggio, non sto dicendo questo. Anche perché fare anche questi paragoni non lo so, non mi sembra neanche giusto, no. Oggi è oggi, quello che è stato è stato. Io la vedo così. Anche i ragazzi stessi, chi eh, si comporta magari in maniera regolare, normale, con dei limiti, magari viene considerato lo sfigato del gruppo e invece no, cioè, è sempre meglio, volevo dire, è trasportare che essere trasportati, io penso. Quindi non, questi paragoni non, non lo so, non, non mi sembrano che possano dare dei risultati, non, so, non, non lo capisco ecco. Cioè, il fatto che l'abbiamo vissuto anche noi non è una giustificazione. Leggiamo un passaggio di questa lettera no? che avete ricevuto da questa ragazza di 16 anni che probabilmente chiede. No, che, che qualcuno diciamo, intervenga. Se vogliamo davvero cercare di risolvere almeno in parte il problema, iniziamo dai controlli a tappeto il sabato sera nei locali responsabili di tutti questi ragazzini in coma etilico. E vi assicuro che non è una bella scena vedere tredicenni, quattordicenni distesi in piazza Risorgimento verso le 23 senza nessuno in loro soccorso. E a tutto questo spettacolo aggiunga che arrivano gli spacciatori a vendere droga ai ragazzi già ubriachi. Mi scuso per l'eccessiva lunghezza, ma in quanto sedicenne, sedicenne mi sento in dovere di fornire queste informazioni. Mi auguro che ci sia più sicurezza in futuro e chiedo ai genitori ecco, di tornare a fare i genitori. E questo è un po' il tema, no? perché questi ragazzini sono lì seduti, ma i genitori dove sono? Perché questo è anche no, il quesito che, che, che ci facciamo. Eh, con le famiglie, dottor Beccattini, eh, com'è il rapporto? Nel senso, si riesce nei casi in cui ovviamente. Eh, ci sono ragazzi, magari, che eh, sono presso di voi, che vengono eh, da voi per cercare di uscire no? da questo tunnel. Il rapporto con le famiglie è buono oppure ci sono dei conflitti? Beh, le famiglie hanno molte risorse e sanno trovarle intorno all'allarme che si determina. Eh, hanno tuttavia delle difficoltà che forse sono un po' diverse rispetto a quelle che eh, avevano le famiglie delle generazioni precedenti. Eh, sono ste loro stessi in difficoltà a darsi dei limiti. Li vediamo nella, nel lavoro, li vediamo negli orari di lavoro, nelle distanze che facciamo, nelle sollecitazioni alle quali per tanti motivi come adulti... Eh, Dobbiamo rispondere. Eh, credo che il mondo contemporaneo sia un mondo decisamente più mh, performante eh, e più stressante. In più c'è una tendenza a isolarsi, eh, sia come famiglie, sia come genitori, ma sia anche come giovani. La differenza che eh, mi sembra ci sia tra il mondo contemporaneo e le generazioni precedenti è la solidarietà tra le persone. Eh, quanto diceva prima eh, il collega, ehm, ovvero sulla, sulla possibilità che anche prima ci fosse un'incidenza, una prevalenza dell'uso alcolico importante, ed è vero perché prima c'era decisamente un'utilizzazione piuttosto confidente con l'alcol, tuttavia eh, credo fosse diverso nella dimensione in cui si beveva fra coetanei e si aveva una solidarietà fra coetanei. Eh, si viveva eh, il tema della colpa intorno a dei limiti abbastanza chiari che venivano rafforzati dai comportamenti di tutti gli adulti di riferimento e si era meno esposti alla vergogna. Adesso i nostri ragazzi, ma anche noi probabilmente lo siamo, siamo tutti a rischio di superare il limite che non è più presidiato dalla colpa, ma da un'emozione di vergogna per la quale i rimedi ancora non ci sono. Quando ci si vergogna si scompare, si scompare dalla classe, si abbandona lo sport, si abbandonano gli amici o comunque le relazioni e ci si chiude in casa. Qualche volta si pensa di morire, qualche volta anche lo si fa. Qualche volta si pensa di vendicarci in maniera terribile, in maniera che la cronaca ci racconta, omicidiaria. Ecco, io credo che la società contemporanea sia una società che ha cercato di superare la colpa senza comprendere che senza questo... Si rinunciava anche a un rimedio che era la pena, ma che una volta eh, superata eh, finalmente ci riammetteva allo stare insieme. Adesso eh, il limite ci pone in una sensazione di vergogna che ci minaccia e ci fa sentire molto fragili, anche senza la solidarietà del gruppo. Che sei... Tornando al... proprio anche al. Quello che diceva il dottor Bicatini no, all'inizio di questo intervento, no, su anche lo stile di vita che hanno i genitori, che magari hanno orari di lavoro e lavori anche precari, situazioni di stress eh, spesso insomma, quasi illimitato, e quindi una sorta di assenza che, se non è fisica, è di altro tipo, forse affettiva perché comunque questi giovani sembrano anche un po' allo sbando. Quindi questa generazione, un paio di generazioni di genitori, diciamo che è qui diciamo, il problema cioè nella loro figura nei confronti dei figli, cioè di, di non essere poi genitori veramente. Sì, c'è un po' l'idea che eh, il genitore, i genitori che incontriamo, hanno quasi più la necessità di sentirsi riconosciuti e amati dai figli piuttosto che essere loro che educano i figli. Quindi eh, quello che noi incontriamo è che spesso per i genitori sostenere un no, sostenere una regola diventa veramente complicato e anche proprio i genitori di bambini piccoli quello che ci dicono è che eh, non possono sostenere il no, la regola che hanno messo perché altrimenti il bambino fa capricci, inizia a urlare e poi loro si vergognano, magari sono per strada. E eh, quello che eh, effettivamente noi incontriamo è questo forte senso di impotenza. Per i genitori. Cosa succede quando un ragazzo poi diventa adolescente? È complicato da gestire perché mentre un bambino piccolo, in qualche modo, poi lo puoi contenere, un adolescente non lo contiene più. Quindi, se non hai interiorizzato questo rapporto dialettico con una legge personale, è complicato poi riuscire a contenerlo sol soltanto attraverso il controllo. Quello che dice la ragazzina è, no? è, è valido, quindi il controllo ci vuole, è necessario, ma non è sufficiente. Quello che può aiutare i ragazzi oggi e i genitori su questo, ma come tutti gli educatori, è veramente un compito a cui sono chiamati, che sono chiamati veramente a, a, a sostenere, è quello di tenere svegli i ragazzi. Perché comunque quello che eh, vediamo spesso è che un ragazzo che sembra annoiato, apatico, svogliato, nel momento in cui ha la possibilità di risvegliarsi, di un incontro, ha delle grandissime risorse, ha una grandissima voglia, fame, sete di... Eh, di vita, di vivere e di vivere bene. Quindi aiutare questi ragazzi a formarsi un pensiero critico, quindi ad appassionarsi a qualcosa. Questo è il vero vaccino contro eh, queste forme di dipendenza. Fare in modo che qualcosa dell'ordine di una passione, di un desiderio si, eh, po possa fiorire eh, in questi ragazzi. E, eh, I genitori su questo fanno fatica spesso e volentieri perché eh, sono loro i primi a sentirsi in colpa rispetto a, al poterli indirizzare, perché si vive un grande senso di impotenza su questo, i ragazzi sbattono la porta, si chiudono in camera e creano muri e i genitori rimangono lì senza la possibilità veramente di poter eh, fare altro se non quello di eh, trovarsi messi in scacco su questo. Il problema è anche della facilità dell'accesso all'alcol. È, è una delle cause, nel senso che, essendo troppo facile, chiaramente eh, questo fa sì che ci sia più possibilità che si verifichino questi casi, o comunque con qualche scamotage, diciamo, poi eh, arriverebbero lo stesso a, ad assumerli. Guarda, io penso che sia abbastanza facile, insomma, eh, poter eh, trovare da bere oggigiorno. Nei locali, nei bar, ma io parlo dei minorenni però, io sì, parlo minori, di... minori. ovviamente io parlo, non parlo di maggiorenni e quindi come dice la EDI ci vogliono dei controlli, non so, chiedere i documenti, ma c'è sono... una legge che in Italia è... esiste dal 2017, pensa dal 2017 che appunto vieta la somministrazione e la vendita degli alcolici ai minori di 18 anni e se viene somministrata ai minori di 16 anni eh, si va nel penale. Nessuno però questa ragazzina, no, dice, i controlli ci sono anche, però non tutti lo fanno. Eh, per questa ragazza di 16 anni dice tutti i sabati nei locali più noti per apericene sono gli stessi camerieri che chiedono ai ragazzi se il loro cocktail lo vogliono alcolico anziché analcolico. Cosa è successa pure a me? Non solo una volta, non si preoccupano dell'età, loro propongono insistentemente gli alcolici. Questo per guadagnare di più, considerando che hanno un costo decisamente maggiore rispetto ai cocktail analcolici. E poi nelle discoteche nessuno, ripeto, nessuno mi ha mai chiesto un documento. Per entrare una carta d'identità per prendere il drink. In qualsiasi locale la stessa cosa vale per shortini altri alcolici, addirittura con una specie di rottore ti sparano gli alcolici in bocca. Ma ora io non so questa ragazza perché scrive questo, mi sembra un po' una mania, una forma di protagonismo che qualcosa di reale. Io prima ho detto che quando noi eravamo giovani più o meno facevamo le stesse cose proprio per dimostrare che ehm, spesso sono le generazioni passate, chiaro, quando forse quando avevo 15 anni io ancora c'erano le famiglie paternalistiche anche nella nostra zona, eh, ahimè, io spero che, che non ce ne siano più, quindi... La descrizione fatta dai due, diciamo, dal medico, dallo psicologo, de... sono forme patologiche. Secondo me i nostri ragazzi, la, maggior, la stragrande maggioranza, non sono in queste condizioni. Io frequento l'ambiente sportivo e vedo migliaia e migliaia di bellissimi ragazzi, ragazze che si divertono, che fanno sport, che stanno bene insieme. Quindi non, è... Ora, non vorrei dare una descrizione, io vorrei sfatare questa descrizione tragica di una gioventù di completamente distrutta, l'unico problema dei nostri giovani è che tutto, sono pochi per effetto della denatalità e oltretutto secondo me non solo sono pochi ma sono estremamente protetti dalla famiglia, cioè le famiglie fin da quando io vedo, quando li portano al campo, i genitori che li accompagnano li tornano a prendere, hanno paura anche se, se, se devono salire e scendere uno scalino. Quindi direi che le famiglie per molti versi sono esageratamente protettive. Ecco, questo per esempio non c'era. Io andavo al campo che era in via Fiorentina a 7-8 anni in bicicletta da solo. Ora immaginare che un bambino di 8 anni va al campo d'atletica da solo è inimmaginabile. Quindi direi che le quindi questo effetto. Di questi ragazzi che nel fine settimana o soprattutto tutto questo avviene durante le feste propiziatorie, perché oramai quello forse è il momento in cui, più di tutto, c'è questa massa di giovani che si riversano in queste feste e che magari si lasciano andare a tanti, anche a tanti eccessi. E io sfido chiunque a stabilire se in quelle occasioni i ragazzi di 12-13 anni o che siano accompagnati dai genitori o no, se bevono o se non bevono, ma così come nelle discoteche. Poi mh, mi fa ridere questo protezionismo, dire bisogna controllare il documento, ma io l'ho fatto mille volte. Cioè, voglio dire, vado con l'amico più maggiorenne, me lo prende lui, poi me lo passa e me lo bevo. Cioè, ma, quindi non è che possiamo... Eh, quindi no, se la legge va rispettata. Ma io non lo metto in dubbio, se c'è la legge andrebbe rispettata, ma ho detto, ho detto, io vorrei entrare nelle case di tutti questi ragazzi, che, specialmente di questi che spesso si lasciano andare a questi eccessi, vorrei vedere se, che vita hanno i genitori, perché secondo me molto spesso, cioè io, a me capita di fare scene con i miei coetanei e io a momenti di questi di 13 anni potrei essere quasi il nonno. E, ma vedo i miei coetanei, siamo più di. ma mille volte mi sono trovato in delle condizioni in cui io non sono tornato in ca a casa con chi ero partito, perché io non ci monto in macchina con una persona in certe condizioni. E voglio dire, che devo, io, una, una persona in quel modo può giudicare un ragazzino che magari si è buttato per terra, ma. L'adulto magari va, si va a farlo a Perugia, si va a farlo a Roma, si va a Firenze, si va via il fine settimana e poi si fa qualcosa... Cioè, allora, ripeto, io comunque non demonizzerei né, nessuno di questi eventi se è una tantum, se succede una volta ogni tanto. Quindi la ragazzata di... Eh, bere un po' di più o insomma dire, fa, fare anche uso di qualcos'altro così con consapevolezza e finisce lì secondo me ripeto non c'è nulla di male è chiaro che quando diventano situazioni patologiche come descrivevano i due professionisti medici diciamo eh, vabbè quelle sono situazioni grave da curare ma io ritengo che la stragrande maggioranza dei nostri giovani stiano bene non siano da curare non siano da demonizzare perché lo facevano anche con noi quando avevamo 15 anni ma ripeto la mia nonna diceva sempre eh, si arrabbiava con mio babbo perché diceva che quando era giovane lei i ragazzi a tavola non dovevano parlare cioè non si dovevano muovere dovevano stare zitti eh, allora, vogliamo, tor no, vogliamo tornare a quello eh, se vogliamo tornare a quello cioè voglio dire eccoci tornati a Negozio Bianco dalla Casa dell'Energia eh, dice Davide Faltoni, Floriana che si esagera magari nel dare una fotografia giovanile che ovviamente noi analizziamo a volte gli estremi perché ci preoccupano, che poi non so quanto sono, siano estremi. Eh, c'è questa tendenza a esagerare o, oppure il problema è? Secondo me c'è la tendenza a sminuire, a sminuire. Invece. non a esagerare. Ed è per questo che siamo arrivati a questo punto. Cioè, qui a forza di girarsi di qua e di là, perdiamo di vista l'obiettivo. Cioè, io ne vedo tanti di ragazzi. Ora ci sono tantissimi ragazzi bravi, tantissimi ragazzi che non hanno di questi problemi, ma ce ne sono tantissimi invece che fanno uso eccessivo di, di, di alcolici. Ed è un dato di fatto, lo può dire il dottor Beccattini, questo non lo dico io. E. Quindi non, non, non capisco, nessuno vuole demonizzare il divertimento, assolutamente ci dobbiamo, il, il divertimento esiste nella vita ed è sacrosanto, è bene che ci sia, però c'è un limite, credo a tutto. Cioè, um... Dottore, si può avere un dato: cioè, quanti giovani, eh, così a occhio, insomma, <ride> avete in cura? Sì, eh, i giovani, in questo momento ad Arezzo, sono circa un centinaio, parlando per giovani. Eh, persone che hanno meno di 24 anni su 1700 persone noi abbiamo in trattamento eh, però mi piaceva molto sì. quello che diceva Faltoni prima eh, riguardo l'importanza di dare di responsabilizzare i nostri ragazzi fino da piccolini quello che noi vediamo critico in, in adolescenza si prepara sicuramente nell'infanzia, quando i nostri ragazzi sono molto protetti ma anche molto limitati. Non permettiamo loro diffusamente di fare delle esperienze, di capire la loro forza, la, la loro capacità ma anche le loro debolezze e quindi di affrontarle, di in qualche modo conoscersi. Noi conosciamo o pensiamo di conoscere i nostri ragazzi. Parliamo loro di loro stessi, ma gli impediamo di eh, manifestarsi eh, per una preoccupazione eccessiva, perché vogliamo eh, che loro siano eh, capaci e sempre sani e sempre, eh, non, eh, pre, in qualche modo anticipando i loro rischi. Vogliamo che loro non siano frustrati, non tanto perché questo. Eh, possa complicare il nostro rapporto ai di genitori, direi che tutti noi siamo disposti a sacrificare il nostro, molto di più di quanto non facessero i nostri genitori, a favore del, dei nostri ragazzi. Basta pensare che i profili di spesa sono molto dedicati per i giovani, i giovanissimi rispetto alle spese domestiche. E tuttavia eh, lo facciamo senza eh, ottenere che loro crescano che ci dicano che cosa vogliono, che desiderino, molto spesso anticipiamo i loro desideri, di fatto non gli permettiamo di tollerare l'assenza. In questo modo li perstimoliamo una volta c'erano fasce protette, c'erano orari dove i bambini stavano fra loro, giocavano e poi andavano a letto e c'era un orario di adulti. Adesso eh, le statistiche sempre di Ars che ha fatto ad Arezzo uno studio sulla movida notturna ci fa capire che giovani e Ventenni, trentenni e quarantenni stanno insieme nei medesimi locali con profili di consumo che sono sostanzialmente sovrapponibili e non sa meglio bere il ventenne o il trentenne. Bere è tossico per tutti, eh, fa male a tutti eh, e bere eh, per un trentenne o un quarantenne, come diceva Faltoni, fa lo stesso male e lo espone a dei rischi importanti come, come il giovanissimo. Questo credo si debba recuperare, quello di dare degli spazi, dei tempi, dei modi ai giovani di stare con i giovani, ai ragazzi, ai bambini, di stare tra di loro, e giocare tra loro, organizzare il loro gioco, imparare a regolare eh, la, il loro stare in gruppo, il loro stare tra pari e noi adulti stare tra adulti. E che diciamolo fino in fondo. A noi dispiace invecchiare, dispiace essere tagliati fuori, dispiace non essere perfettamente attuali e in questo siamo molto competitivi. Credo che, è molto vero, ancora lo diceva Faltoni, i nostri ragazzi stanno in un mondo diverso perché noi occupiamo il loro. Siamo assolutamente immortali, come dice Giovanotti, e di fatti... Eh, Imponiamo i nostri stili, i nostri divertimenti, anche quelli sportivi, e gli amici del Coni ci dicono quanto sia difficile attrarre i ragazzi in attività sportive che erano delle vecchie generazioni. Perché i ragazzi vogliono fare dell'altro, ma perché trovano noi a occupare i loro campi, a occupare i loro sport. In questo modo c'è una sorta di eternalizzazione, di protagonismo delle generazioni dominanti e lo spingimento al limite delle generazioni contemporanee. Vediamo un altro spaccato che dopo. Il rapporto con l'alcol invece ci esprime un altro rapporto patologico, quello con il cibo. Vediamo la storia di questa ragazza e anche di come la famiglia, il fratello, la mamma stanno facendo di tutto per aiutarla. Prima di tutto, vi volevo salutare e vi volevo ringraziare per farmi sentire la vostra vicinanza e ancora di più per aver fatto una piccola offerta alla raccolta creata da mio fratello Riccardo. Cercherò di abbracciarvi di persona quando sarà possibile e vi mando un bacio, vi prometto che ce la metterò tutta ad uscire da questa malattia, a guarire anche se sarà difficilissimo. Laura, una giovane aretina, da anni sta combattendo la sua battaglia contro l'anoressia. Tutto era iniziato all'età di 15 anni a seguito di un brutto episodio di bullismo. Cioè, che la prendevano in giro, che dicevano che era grassa, che era brutta e da lì è iniziato il calvario. La malattia piano piano ha logorato e mangiato il suo corpo portandola a pesare solamente 30 kg ma poi prepotentemente ha scavato ancora più a fondo rinchiudendola in un'invisibile prigione fatta di doveri e sensi di colpa, un mostro come Laura lo chiama. Lei come fosse posseduta avesse un'altra persona nel suo corpo. Io ho un mostro dentro che mi dice Laura devi camminare. Ce la devi fare, devi bruciare. Io le volte che riesco a calmarla mi dice mamma ma non ce la faccio, cioè, questo mostro che mi dice di camminare. E bisogna sconfiggere questo, sennò no è persa. Ti senti impotenti. impotente, impotente a questa cosa. Lei ti chiede l'aiuto però non sai come fare per aiutarla. Il fratello Riccardo ha deciso per il suo compleanno di lanciare una raccolta fondi tramite social network per sostenere il percorso verso la guarigione di Laura. Sono stati così raccolti oltre 500 euro, ma soprattutto un'ondata di solidarietà, forse addirittura inaspettata. Eh, ne è rimasta molto stupita, ne è rimasta, eh, perché ha coinvolto appunto persone che non si aspettavano nemmeno minimamente, magari che la conoscessero oppure eh, che sapessero del, del suo problema, invece... Eh, insomma, si è accorta che effettivamente c'è eh, un gruppo di persone, un gruppo di amici che le vogliono, che le vogliono bene e abbiamo riscontrato anche eh, tanti altri casi eh, di anoressia o di patologie simili a quelle della mia sorella. Che chiedono aiuto. Quindi ancora c'è tanto lavoro da fare e spero che questo strumento possa essere un mezzo di aiuto anche per altre famiglie che comunque stanno vivendo questa, questa situazione. Adesso Laura è ricoverata a Pisa, ha iniziato questo percorso con un obiettivo ben preciso: tornare a vivere. Per me quello che avete fatto è un gesto enorme. Vi ringrazio con tutto il mio cuore. Veramente mi sono mossa tantissimo, non me l'aspettavo e. Vi voglio tanto bene, grazie mille. Eh, non si può rimanere indifferenti rispetto alla voglia anche no, che ha questa ragazza di, di tornare alla normalità e alle parole della mamma che diceva no, è come se lei avesse un mostro dentro che non riesce, cioè chiede aiuto ma anche per noi è complicato. Così, ecco come com si spiega, e qui abbiamo sentito una reazione a al bullismo che ha fatto scatenare questo rapporto con il cibo, anche qui eh, purtroppo è sempre più diffuso no? il rapporto sbagliato o in un verso o nell'altro col cibo. Sì. Sì, sicuramente la, la questione dell'anoressia è delicata perché quando la ragazza e la madre descrivono questo mostro effettivamente dalle ragazze è vissuto in questo modo perché c'è una spinta a, eh, a devitalizzarsi, quindi una spinta proprio alla, alla morte e eh, per queste ragazze è veramente complicato riuscire a nutrirsi in quanto è eh, l'oggetto cibo che veicola comunque. L'affettività anche no? rispetto alla relazione tra la prima relazione tra madre e figlio. Eh, poter rinunciare, dire di no all'oggetto cibo eh, fa sì di, eh, che possano scavare qualcosa dell'ordine di una domanda eh, nell'altro, quindi ne, nell'altro familiare. Naturalmente tutto questo avviene in maniera inconscia e per queste ragazze in qualche modo è una questione di, di, di esistenza profonda. E, eh, eh, ci sono varie, varie dinamiche poi che portano no, nell'uno per uno a sviluppare questo tipo di, di sintomo, questa patologia. Però ecco, quello che dice la ragazza rispetto a questo fenomeno di bullismo fa proprio capire come in qualche modo per lei esistere possa passare veramente da, da, da incarnare questo quasi non, non avere un corpo, anche perché eh, negli adolescenti una questione veramente fondamentale è la questione del corpo.

Perché eh, dalla pubertà, che comunque eh, se si vuole è anche un trauma, no? il corpo da corpo di bambino si trasforma, non è più controllabile, inizia ad avere odori diversi, inizia ad avere bisogni diversi e il fatto che anche eh, l'immagine del corpo sia un'immagine differente eh, crea parecchi problemi nel momento in cui il gruppo non ti accetta: perché non è che non accetta eh, quel corpo, quella caratteristica, mette in discussione te come soggetto te come eh, individuo che ha la possibilità di essere più o meno accettato e quindi più o meno amato. Quindi il problema de, dell'anoressia è un problema estremamente complicato e delicato che, che effettivamente mette in discussione tutta la, la relazione con i familiari e i genitori sono veramente messi in una posizione di scacco e di impotenza. Dottore, il trend dei disturbi alimentari è, è stabile, aumenta? ed è non solo come vedevamo anni fa eh, delle ragazze ma anche di tanti ragazzi come pure anche quello di difficoltà di accettazione del corpo e eh, seppure non si caratterizza solo con disturbi dell'alimentazione una difficoltà ad accettarsi, a piacersi eh, la paura di essere brutti è una delle grandi paure che accompagna l'esistenza dei nostri ragazzi e li condiziona fortemente, eh, come pure anche gli sforzi per essere belli. Questo riporta a una difficoltà eh, contemporanea, che non è solo dei giovanissimi, ma un po' di tutti noi, che è quella di accettarci, di volerci bene e, e di, prendersi, di prenderci come siamo. Eh, Innegabilmente, una delle difficoltà che abbiamo tutti è quella di tollerare i limiti delle persone a cui vogliamo bene, e in questo modo non insegniamo loro ad a prendersi per come sono. Pubblicità ultima parte di Nero su Bianco. Abbiamo parlato di Futura Retina, non abbiamo però ancora detto oltre a sensibilizzare, però che cosa fa l'associazione, di cosa si occupa. L'associazione proprio per questo tema, per questo problema, sta organizzando delle assemblee, grazie al um, preside Artini che è molto sensibile a questo argomento e anche da parte dell'amministrazione l'assessore Nisini che alle politiche giovanili ci sta dando una grande mano. Nonché anche senatrice della Lega, e ci porterà il problema in Parlamento, quindi all'attenzione del Parlamento. Quindi questa cosa si sta concretizzando piano piano. Ci vuole tempo, ci vuole, ci vuole tanto lavoro, però insomma, se tutti quanti insieme lavoriamo, qualcosa possiamo, qualcosina possiamo risolverla. Abbiamo chiesto anche a un rappresentante del mondo della Chiesa come vede il diciamo questi che sono i disagi eh, giovanili, è stato a lungo parroco a San Domenico, anche nostro collega se vogliamo, padre Giovanni che oggi è a, alla chiesa di Santa Maria di Viena, Santa Maria del Sasso, sentiamo con Greta che cosa come vede questo mondo giovanile. Ecco, um, quando... Una volta no, uno viveva un problema, eh, spesso e volentieri ci si rivolgeva al parroco, al proprio parroco del proprio paese, eh, perché magari da ragazzini, comunque, no, si, si navigava nel, nell'ambiente della Chiesa, o chi per il coro, chi per il catechismo, chi per. Eh, insomma, ovviamente la fede, quello è il motivo principale. Ma oggi che succede? Questi giovani frequentano le Chiese o no? Un enorme rammarico. Mi viene spesso da pensare tutto questo. Anche ai tempi non troppo lontani, io ho stato parroco da Fino al 2005-2007, comunque nei primi tempi, in modo particolare, la vivacità del, del tenere insieme dei giovani e dei ragazzi la possibilità di farlo, c'era per tutti. Anche perché ancora non c'erano tutti quei motivi di distrazione, di passatempo, di libertà che la società civile purtroppo ha moltiplicato in modo smisurato. Mi ricordo tra l'altro, e quello che ha sciuppato di più giovani credo sia questo fatto, che i primi anni del mio parrocato a San Domenico incominciavano a apparire i primi telefonini, e eh, mi ricordo bene che in occasione della prima comunione, alla riunione dei genitori, dissi, mi raccomando, state attenti, so già che ci sono dei parenti o degli zii o dei padrini che vorrebbero regalare telefonino ai vostri ragazzi. Cercate di non farlo perché sarebbe un danno gravissimo. Finché non sono grandi è meglio che. Pensa un po' da allora in poi quanto danno hanno fatto. Ora si sa che nelle scuole italiane, non so se mi sbaglio, ma è stato deciso finalmente. Un po' tardi, quando i boi sono scappati dalla stalla. E tutto quello che sta succedendo nel campo, non solo dei giovani, ma dei ragazzi. Dato a vedere che succede negli intervalli delle scuole medie, o nei paraggi delle scuole medie, di tutto. Io sono inorridito ogni volta, che... Se, perché ogni tanto qualcuno mi dice, mi racconto, le famiglie. E quindi la società civile ha favorito in modo orrendo tutto questo scoppio di libertà assoluta di tutti i giovani. Poi si fanno le notti bianche, le notti rosa, quasi chi non lo fa non è al corrente, poi Halloween, tutto questo, che dà un senso di libertà eccessiva, vai, fai quello che ti pare, quello che ti piace, questo è il punto. Ripeto, oggi lo slogan è la libertà, i diritti, i diritti, quali diritti? Tutti, uno vuole il diritto di fare quello che gli pare, questo è il punto, eh? diciamocelo con chiarezza, nessuno si offenda, qualcuno si offenderà, ma è così. I diritti vuol dire fare quello che mi pare. Qualcuno timidamente comincia a dire sì, ma ci saranno anche dei doveri. Ma la Chiesa l'ha fatta, secondo lei, è una riflessione vera, importante al suo interno, proprio per avvicinarsi ai giovani? Io le dico la mia opinione, secondo me no. E io ti dico che anche nella Chiesa c'è un gravissimo problema, oggi in particolare. Prese di posizione tanto larghe, se tu vai a leggere certi giornali, certi cronache che hanno il coraggio di riferirle. L'altro giorno leggevo un elenco di vescovi, mi viene quasi da sorridere, c'è anche un vescovo toscano in quell'elenco lì, che sono la moda dell'allargarsi, no? del permettere. Addirittura, addirittura in una chiesa del nord hanno fatto una riunione a posto della moschea. Cioè, invece di andare in e hanno invitato i musulmani a fare la loro riunione lì in chiesa. Ma come ne so, è, è, è un po' questo relativismo incredibile nel quale tu cancelli la tua identità, cancelli i tuoi motivi ideali. Non c'è bisogno di assalire o battagliare o combattere qualche cosa che tu non condividi perché hai un'altra fede, ma non li mettere dentro in casa tua a, a, a stravolgere i tuoi sentimenti, le tue idee, le tue tradizioni, quello in cui meglio cominci. Stando così le cose, insomma, c'è da preoccuparsi parecchio. Sape sì, che grande forma, Padre Giovanni, è colpa anche della Chiesa, veloce Davide, che siamo in chiusura. Sì, ora io... In questi giorni ho visto un servizio alla televisione su, su Cardinal Marsincus, quindi insomma io penso che... Una pagina tra le Sì, ecco, quindi ecco, non voglio aggiungere altro. Ora rispetto per Padre Giovanni, che io l'ho conosciuto, ero ragazzo e, e andavamo proprio lì a San Domenico, io ripeto, non vedo nessuna differenza tra quello che c'è oggi o che c'era quando io avevo 15 anni o 10 anni. Non è anacronistico parlare di demonizzare i telefoni, gli smartphone, perché è la realtà e anzi credo forse l'unica cosa che ci dovremmo chiedere è chiedere come cambia il modo di comunicare, che effetti produrrà, magari come educare i ragazzi a comunicare tramite gli smartphone. Poi no, nessuno, ma né nelle scuole né da nessun'altra parte. Io vorrei dire il problema dell'anoressia. Anche lì è sicuramente un aspetto patologico e per fortuna credo sia abbastanza limitato, mi auguro perlomeno. Io vedo con molta più drammaticità il problema dell'obesità, de, che secondo me è la faccia della stessa medaglia, perché mh, i bambini soprattutto obesi. E poi un altro elemento che io ho partecipato a un progetto fatto... Eh, non Arezzo, comunque è stato portato in, in giro nelle scuole eh, un bambino di 11 anni, 12 ora, che praticamente a forza di appoggiare il mento allo sterno per giocare con lo smartphone, non gli si è sviluppato lo sterno e si è creato un vuoto e questo per esempio è ancora più drammatico perché sembra che non sia nemmeno possibile più recuperare quello sviluppo e quindi i problemi che potrà provocargli ancora non si sanno, quindi direi che ecco e poi vorrei concludere, vorrei dire anche questo, che non c'entra nulla, però lo voglio dire, nell'ultimo corso che ho fatto da allenatore d'atletica ci è stato eh, fatto Vedere l'importanza del digiuno e, e quindi degli esperimenti che sono stati fatti anche sulle persone anoressiche: quindi le, come conservano le capacità eh, proprio motorie fisiche pur non alimentati e come è possibile fare delle ultime maratone dopo cinque giorni di digiuno, cioè questo per dire che chiaramente. Non voglio, non voglio giustificare l'anoressia, è chiaro che l'anoressia è un problema patologico di natura psicologica. Queste sono persone che chiaramente miei si, miei mettono si mettono alla prova. Però, ecco, non vorrei. Lo, di lo dico e quando abbiamo fatto questo corso c'erano proprio dei, dei studiosi dell'università che dicevano: insomma, che non va nemmeno demonizzata, perché, ripeto ci hanno fatto vedere degli esperimenti che vengono fatti e gli anoressici per esempio hanno una capacità reattiva, una capacità fisica di esercizio fisica superiore a, sicuramente a un obeso ma comunque superiore anche a chi è in, in condizioni, condizioni normali. Quindi, questo per far capire che secondo me che tutti questi aspetti vanno saputi affrontare. È chiaro che se l'anoressia patologica porta alla morte è sicuramente un problema serio e grave. Che che Però tutti per... questi eccessi che, che vengono sottoposti il fisico eh, o... La perdita assoluta di abilità nei bambini, perché anche questo è un altro grosso problema: i bambini che non sono più in grado né di eh, mettere un piede in una pozza né di salire in una pianta, né, eh, così come l'obesità e tutti questi fenomeni secondo me che un tempo non esistevano, questi, ecco, questi problemi qui secondo me non esistevano quando noi eravamo giovani perché effettivamente si usciva e si stava all'aperto a giocare e tutte queste cose, queste abilità si acquisivano e anche si poteva mangiare tutta la cioccolata che ci pareva e non... E non io mi ricordo la Nutella che avrò mangiato io e non ingrassavo mai. E nei miei compagni nessuno. Oggi invece vedo qui tutti in sovrappeso. Bene, io ringrazio molto i nostri ospiti, eh, Floriana Croce, Futuro la dottoressa Edi Marrucchi, il dottor Marco eh, Beccattini. E complimenti a ognuno di voi, ovviamente, perché siete tutti impegnati a vostro modo per il benessere comunque, no? Ne, della nostra società. Grazie a David Faltoni, Grazie ci vediamo venerdì Grazie. prossimo.